Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 72. Serbare rancori è un attacco al piano di Dio per la salvezza. Mentre abbiamo riconosciuto che il piano dell'ego per la salvezza è l'opposto di quello di Dio, non abbiamo ancora messo in evidenza che è un attacco attivo al suo piano, è un deliberato tentativo di distruggerlo. Nell'attacco vengono assegnati a Dio gli attributi che sono di fatto associati all'ego, mentre l'ego sembra assumere gli attributi di Dio. Il desiderio fondamentale dell'ego è sostituire Dio, infatti l'ego è l'incarnazione fisica di questo desiderio, perché è quel desiderio che sembra circondare la mente con un corpo, mantenendola separata e sola ed incapace di raggiungere le altre menti se non attraverso il corpo che è stato fatto per imprigionarlo. Il limite nella comunicazione non può essere il mio miglior mezzo per espandere la comunicazione, tuttavia l'ego vuole farti credere che lo sia. Benché qui sia ovvio il tentativo di mantenere le limitazioni che un corpo impone, forse non è così evidente il perché serbare rancore sia un attacco al piano di Dio per la salvezza. Ma consideriamo il genere di cose per il quale siamo portati a serbare rancori. Non sono forse sempre associati a qualcosa che il corpo fa? Una persona dice qualcosa che non ti piace, fa qualcosa che ti dispiace. Quel suo comportamento tradisce i suoi pensieri ostili. Qui non stai considerando ciò che la persona è, al contrario, ti preoccupi esclusivamente di ciò che essa fa in un corpo. Stai facendo di più che non riuscire ad aiutarla a liberarsi delle limitazioni del corpo. Stai cercando attivamente di mantenerla in esso, confondendola con esso e giudicandoli una cosa sola. Qui Dio viene attaccato perché se suo figlio è solo un corpo, deve esserlo anche lui, un creatore completamente dissimile dalla sua creazione inconcepibile. Se Dio è un corpo, quale dovrà mai essere il suo piano per la salvezza? Quale potrebbe essere se non la morte? Nel cercare di presentarsi come autore della vita e non della morte, è un bugiardo, un imbroglione, pieno di false promesse ed offre illusione al posto della verità. L'apparente realtà del corpo rende questa visione di Dio molto convincente. Di fatto, se il corpo fosse reale, sarebbe davvero difficile sfuggire a questa conclusione. Ed ogni rancore che tu serbi insiste sul fatto che il corpo è reale. Non vede assolutamente ciò che tuo fratello è, rafforza la tua convinzione che egli è un corpo e lo condanna per questo e asserisce che la sua salvezza deve essere la morte, proiettando questo attacco su Dio e ritenendolo responsabile di tutto questo. In questa arena accuratamente preparata, dove animali rabbiosi cercano la preda, e non può entrare la compassione. L'ego viene a salvarti. Dio ti ha fatto un corpo. Molto bene, accettiamolo e rallegriamocene come corpo, non permetterti di essere privato di ciò che il corpo offre. Prendi il poco che puoi. Dio non ti ha dato nulla. Il corpo è il tuo solo salvatore e la morte di Dio è la tua salvezza. Questa è la convinzione universale del mondo che vedi. Alcuni odiano il corpo e cercano di ferirlo e umiliarlo. Altri amano il corpo e cercano di glorificarlo ed esaltarlo. Ma fin tanto che il corpo resta al centro del tuo concetto di te stesso, attacchi il piano di Dio per la salvezza e serbi i tuoi rancori contro di lui e contro la sua creazione, così che non puoi udire la voce della verità e darle il benvenuto come amica. Il Salvatore che hai scelto prende invece il suo posto. Esso è tuo amico, egli è tuo nemico. Oggi cercheremo di porre fine a questi attacchi insensati alla salvezza.
Cercheremo invece di darle il benvenuto. La tua percezione capovolta è stata rovinosa per la tua pace mentale. Ti sei visto in un corpo e hai visto la verità al di fuori di te, chiusa fuori dalla tua consapevolezza, dalle limitazioni del corpo. Adesso cercheremo di vedere ciò in modo diverso. La luce della verità è in noi, dove è stata posta da Dio, e il corpo che è fuori di noi e non ci riguarda. Essere senza corpo significa essere nel nostro stato naturale. Riconoscere la luce della verità in noi significa riconoscerci come siamo. Vedere il nostro sé come separato dal corpo significa porre fine all'attacco, al piano di Dio per la salvezza, e invece accettarlo. E ovunque il suo piano verrà accettato, sarà già compiuto. Oggi il nostro obiettivo nei periodi di pratica più lunghi è diventare consapevole che il piano di Dio per la salvezza è già stato compiuto in noi. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo sostituire l'attacco con l'accettazione. Fintanto che lo attaccheremo, non potremo capire quale sia il piano di Dio per noi. Dunque, stiamo attaccando ciò che non riconosciamo. Adesso cercheremo di lasciare da parte il giudizio e domandare: qual è il piano di Dio per noi? Cos'è la salvezza, Padre? Io non lo so, dimmelo perché io possa capire. Poi aspetteremo in silenzio la sua risposta. Abbiamo attaccato il piano di Dio per la salvezza senza aspettare di udire cosa fosse. Abbiamo urlato i nostri rancori a voce così alta che non abbiamo ascoltato la sua voce. Abbiamo usato i nostri rancori per chiudere gli occhi e le orecchie. Adesso vogliamo vedere, udire e imparare. Cos'è la salvezza, Padre? Chiediti e ti sarà risposto. Cerca e troverai. Non chiediamo più all'ego cos'è la salvezza e dove trovarla. Lo chiediamo alla verità. Sì, certo dunque che la risposta sarà vera in considerazione di colui al quale chiedi. Quando senti che la tua fiducia viene meno e la tua speranza di successo vacilla e se ne va, ripeti la tua domanda e alla tua richiesta, ricordando che stai chiedendo all'infinito creatore dell'infinità che ti ha creato come se stesso. Cos'è la salvezza, Padre? Io non lo so. Dimmelo perché io possa capire. Egli risponderà: sii determinato ad udire. Oggi saranno sufficienti uno o forse due periodi di pratica più corti, ogni ora, dal momento che saranno in qualche modo più lunghi del solito. Questi esercizi dovrebbero iniziare con questo: serbare rancori e un attacco al piano di Dio per la salvezza. Che io invece lo accetti. Cos'è la salvezza, Padre? Poi attendi per circa un minuto in silenzio, preferibilmente ad occhi chiusi, ed ascolta la sua risposta. Cos'è la salvezza, Padre? Quindi l'idea di oggi è questa: serbare rancori e un attacco al piano di Dio per la salvezza. Che io invece lo accetti. Cos'è la salvezza, Padre? Ok, io mi fermo qui e vi auguro una bellissima giornata. A domani con la prossima lezione. Ciao a tutti.